L'associazione Il Bandolo di Chiavari, nella sua versione social, presenta una serie di video che vogliono essere brevi spunti di riflessione e suggerimenti di lettura incentrati sulla vita e l'arte di alcune donne del Novecento. Il titolo della serie, Una stanza tutta per sé, deriva da un saggio scritto da Virginia Woolf nel 1929 sulla condizione storica e la creatività femminile. Avevo una fattoria in Africa, ai piedi delle colline Ngong. Di giorno si sentiva di essere in alto, vicino al sole, ma i mattini e le sere erano limpidi e calmi, e di notte faceva freddo. Era un'Africa distillata lungo tutti i suoi 1800 metri d'altitudine, quasi l'essenza forte e raffinata di un continente. Così comincia La mia Africa, il libro autobiografico di Karen Blixen, forse la sua opera più famosa, scritta quando, dopo 17 anni passati in Africa, torna in Danimarca cercando di ricostruirsi una nuova vita. Quando sono tornata dall'Africa, ho detto alla mamma che non doveva aspettarsi molto da parte mia, perché una metà di me giaceva alle Ngong Hills. Karen Dinesen nasce nel 1885 a Rungstedlund, una località a nord di Copenaghen. Entrambi i genitori appartengono a famiglie estremamente benestanti. Come vuole la tradizione, le figlie non vengono mandate a scuola, ma educate in casa. Non è spaventoso che gente onesta lasci crescere una persona solo perché è di sesso femminile, senza farla imparare assolutamente niente? Le mie uniche insegnanti sono state mamma e la signorina Zoltner, e dal 14 anni in poi non ho imparato più nulla. Karen trascorre l'adolescenza tra viaggi all'estero per perfezionare le lingue, balli con l'aristocrazia danese e l'innamoramento non corrisposto per il fratello del futuro marito. Nel 1912 viene annunciato il suo fidanzamento col barone svedese Bror Blixen Finecke. Un anno dopo, Bror si reca nell'Africa orientale britannica, l'attuale Kenya, dove acquista, con capitali della famiglia Dinesen, una piantagione di caffè. Nel gennaio del 1914, Karen sbarca al porto di Mombasa e si sposa col barone Blixen. Io ero a tavola con il governatore da una parte e il vicegovernatore dall'altra, e tutti mi dicevano baronessa ogni due parole. All'inizio non avevo capito affatto che si rivolgevano a me. La bella vita dura poco. Karen scopre che il marito le ha trasmesso la sifilide. Inizia a curarsi, ma senza successo. Nel frattempo scoppia la Prima Guerra Mondiale e nella colonia i coniugi Blixen vengono ingiustamente accusati di essere filotedeschi. La Blixen è costretta a rientrare in Danimarca per potersi curare con terapie più efficaci. Nel 1916 ritorna in Africa, dove l'azienda di famiglia, la Karen Coffee Company, acquista una nuova e più grande piantagione, che però si rivelerà ad un'altitudine troppo elevata per la coltivazione di caffè. L'azienda entra così a far parte delle numerose attività commerciali dell'epoca, con cui le grandi potenze europee si spartiscono le ricchezze del continente africano. Ma la Blixen critica apertamente la mentalità coloniale, stabilendo da subito un rapporto più aperto e rispettoso con la comunità nativa che abita e lavora nelle sue terre. Col prossimo anno aprirò una scuola. Secondo me ogni piantagione di una certa grandezza dovrebbe avere una scuola del genere. Non serve a niente dire che i nativi sono felici allo stato primitivo. Oltre al fatto che questo è già di per sé un grande dilemma, mantenerceli è impossibile. E se non fai niente per loro, da questo punto di vista, ottieni che dalla civiltà prendano solo il peggio. Nel frattempo le numerose avventure extraconiugali di Bror Blixen mandano in crisi il matrimonio. A una cena a Nairobi, Karen conosce il pilota aristocratico inglese Dennis Finch Hutton. Scrive in una lettera al fratello Thomas: mi scrivi come se al mondo non ci fossero altro che viaggi, studi e poi le 8 ore su una sedia di ufficio e poi il matrimonio borghese. Tutto quasi sullo stesso piano e con lo stesso genere di persone. Ma fuori c'è un mondo selvaggio che io, prima di rinunciare alla speranza e dichiarare che l'esistenza non ha nessun valore, vorrei comunque conoscere.
Su decisione della famiglia Dinesen, nel 1921, Brod Blixen viene estromesso dalla società perché è ritenuto del tutto inadatto a gestire l'azienda. 4 anni dopo, Karen e Brod Blixen divorziano. Nello stesso periodo inizia la relazione sentimentale fra la Blixen e Dennis Finch Hutton, che in breve diventa a sua volta problematica a causa del carattere estremamente indipendente di entrambi. Per niente al mondo rinuncerei alle mie cavalcate, ai viaggi e ai safari. Mai rinuncerei al mio libero rapporto con la natura e con la gente per starmene seduta tra 4 pareti e vivere una vita di seconda mano attraverso un uomo. Nel 1929 la situazione economica della piantagione è ormai senza speranza, a causa delle ricorrenti siccità e del crollo dei prezzi del caffè. Finisce anche la relazione con Finch Hutton. Nel 1931 la Karen Coffee Company decide di vendere la fattoria e la Blixen si occupa di liquidare la società, di vendere l'ultimo raccolto e di sistemare nel modo migliore, per quanto possibile, i dipendenti nativi. Morire felice, ora posso farlo, e se hai dei dubbi lasciamelo fare. Lascia che io prenda fra le mie braccia Angong, con tutto quello che ha significato per me, e che affondiamo insieme, e sarà senza rimpianti, con grande gratitudine per la vita. Il 14 maggio dello stesso anno Dennis Finch Hutton muore, precipitando con il suo aereo in Tanganyika. Il 19 agosto Karen Blixen lascia per sempre l'Africa, imbarcandosi a Mombasa su una nave diretta a Marsiglia. Karen si stabilisce a Rundstedlund, contando sul sostegno economico della madre. Lavora per un anno a un libro di racconti, scritto in inglese, cercando di farlo pubblicare, ma senza successo. Un editore americano acconsente a far uscire il libro nel 1933. Con il titolo 7 storie gotiche e sotto lo pseudonimo di Isaac Dinesen. Il libro riscuote subito molto successo e viene pubblicato anche in Inghilterra. Prende forma il progetto di scrivere un libro sugli anni trascorsi in Africa. La mia Africa viene pubblicato nel 1937 in Danimarca, Inghilterra e Stati Uniti. È un altro successo che accresce la fama internazionale della Blixen. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale l'esercito tedesco invade la Danimarca. Un nuovo libro, Racconti d'inverno, esce nel 1942, ma l'occupazione nazista le impedisce ogni altra attività. Con la fine della guerra, nonostante la sua malattia la debiliti sempre più, la Blixen riprende a scrivere libri, articoli per giornali e partecipa ad una serie di trasmissioni radiofoniche danesi che la avvicinano al grande pubblico. Non scrivo romanzi, forse non sono neppure una scrittrice. Racconto storie. Per me ciò che conta della vita è la sua melodia, la sua struttura. E sento che nella vita c'è un'infinita, totalmente inconcepibile fantasia. Negli anni 50 i suoi libri vengono pubblicati in tutto il mondo. Viene più volte inserita nella lista degli autori candidati al premio Nobel per la letteratura. Muore nel 1962, all'età di 77 anni, e viene seppellita nella tenuta di Rundstedlund. Forse l'opera che è riuscita meglio alla Blixen non sono i vari racconti, seppur notevoli, o il resoconto dei suoi anni in Africa, ma la sua intera vita e i suoi innalzamenti affascinanti e le sue rovinose cadute. Alla fine degli anni 70 vengono pubblicate le Lettere dall'Africa, la cui lettura permette di seguire in modo straordinario la maturazione di un essere umano in lotta contro ogni avversità. Di tutti gli idioti che ho incontrato nella mia vita, e Dio solo sa che non sono pochi, credo di essere stata la più grande. Ma ho vissuto una quantità di cose meravigliose. Ho guardato i leoni negli occhi, ho dormito sotto la croce del sud. Sono stata amica di Somali, Kikuyu, Masai, e ho volato sopra l'Angonge Hills. Ho colto la più bella rosa della vita.